a un circuito internazionale. Adesso vediamo gli altri come si difendono. Comunque pensa che con i nuovi minimi che sono stati inseriti, per quello che riguarda il free skating delle ladies, lei ci sarebbe dentro, perché per andare all'europeo bastano 36 punti a livello tecnico, per il mondiale per i punti chiesti sono 48. Ma ora andiamo a seguire insieme Gracie Gold, anche lei ovviamente una delle atlete più attese in questo Skate Canada, al debutto tra i senior. Naturalmente ieri diceva ero molto molto nervosa per questo debutto, quindi forse anche questa è stata la motivazione dei tanti errori che l'hanno condizionata. La musica, il film La vita è bella di Benigni. Triplo Lutz, triplo Tolu. Solamente doppio il flip. Doppio axel. Anche qua un errore nel loop che doveva essere eseguito triplo, ma purtroppo l'abbiamo visto solamente doppio. Finalmente triplo flip e doppio doll. Lutz semplice. Axel è stata brava ad attaccare lo stesso il doppio tollup, anche se l'Axel è tirata troppo sulla punta. We'll be right back.
Una bella risposta comunque di Gracie Gold oggi, mi è sembrata un po' più sicura. Certo, le attese su di lei erano maggiori, però il debutto tra i senior, lei stessa ha detto, non avevo avuto esperienze tra i senior. In più, come cambia gareggiare a livello nazionale e a livello internazionale? C'è tutta un'altra pressione ed un altro confronto. Assolutamente, quello che viene richiesto oltre agli elementi tecnici è proprio una pressione psicologica. Abbiamo visto però stasera troppi errori da parte di Gracie, e ricordiamo che le atlete in gara devono presentare 7 elementi di salto, 3 trottole, una sequenza di passi e un acorio sequence che può essere a scelta dell'atleta, sia una sequenza di angeli e un misto tra altre figure. Vediamo questo, il primo elemento che ha presentato, che è stato un bellissimo triplo lutz, triplo tollup molto alto, eseguito molto bene. Questo è un dettaglio della trottola rovesciata, dove si vede che adesso è inclinata sul fianco, adesso è inclinata verso il dietro, poi un'altra posizione dove chiude il piede verso la testa, praticamente tenendo la posizione quasi di ring, e poi spingendo verso la Billman, che non abbiamo visto purtroppo. Questo è un triplo flip e doppio toe loop, molto bene. Anche qua la regia molto gentile, perché non ha fatto vedere gli errori. Fanno vedere solo quello che è stato fatto perfettamente. No, è molto educati. E questi bello dettagli sulla sequenza di passi, vedete come nel dettaglio i piccoli cambi di rotazione. Questo è il doppio axel, finito troppo sulla punta per poter attaccare un altro salto, però è stata bravissima ad attaccare lo stesso in ogni modo, il doppio toe loop. Comunque è una pattinatrice che secondo me è molto bella da vedere sul ghiaccio, per cui il giorno che acquisirà quella maturità e quella sicurezza tecnica inizierà a dire anche la sua. Diciamo appunto un'atleta giovane, 17 anni, lei arriva qui come campionessa nazionale junior, argento al mondiale junior. La particolarità ha una sorella gemella, Carly, anche lei pattinatrice sul ghiaccio, e che vedremo, gareggeranno insieme ai nazionali, quindi ci sarà anche questa sfida, diciamo, in famiglia. Il suo coreografo, che ha creato il programma che abbiamo appena visto dal brano della musica della Vita è Bella, è Scott Brown, e ha scelto per lei due programmi volutamente diversi. Ieri abbiamo visto un tango e oggi questo programma sicuramente più classico, più elegante, anche più coinvolgente. Sì, sicuramente comunque due stili che su di lei stanno bene entrambi, eh. Guarda il tecnico, 48.02 rispetto al 36.37 di prima, 51.36 components. Beh, per un totale di 99.38, ovviamente non c'è confronto con Paulina Slepen, ha fatto davvero troppi errori, 151.57 il punteggio per Gracie Gold.